Il suo ricordo continuerà a vivere per sempre. Ed ora c'è anche un'aula della scuola che frequentava che porterà il suo nome, quello di Mario Andrei Graziani, il piccolo di 10 anni morto ad ottobre dell'anno scorso a Sgorgola, travolto da un trattore mentre studiava con alcuni compagni nel giardino di un'abitazione. Gli è stata intitolata l'aula di informatica del plesso Attilio Taggi di Sgorgola, una iniziativa voluta dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Secondo di Ananni, la professoressa Daniela Germano, e subito raccolta dal comune alla presenza anche del sottosegretario di Stato all'istruzione Rossano Sasso. Tanta la commozione nel momento in cui è stata scoperta la targa di intitolazione. Quando la dirigente mi ha detto che voleva intitolare quest'aula informatica a Mario, a me si è aperto il cuore e quindi ho detto alla dirigente: fai e io ti vengo dietro. E con questa occasione abbiamo portato il sottosegretario che ha onorato il nostro paese e ha onorato questo momento particolare di ricordo per Mario, l'angioletto, non lo chiamavo mai l'angioletto, che purtroppo qualche mese fa è andato via per colpa di un incidente. Quest'aula è un ricordo per Mario, è un ricordo per tutti i bambini, è un ricordo per la nostra scuola. Quindi ecco, grazie ancora al sottosegretario che ha partecipato a questo momento di incontro e un grazie a tutti i presenti, al dirigente e a tutti quelli che hanno dato forza e vigore a questa iniziativa. In questo modo dunque Sgorgola continua ad omaggiare il piccolo Mario, ma la giornata è stata anche l'occasione per la visita alla nuova scuola dell'infanzia. Era mio dovere venire qui innanzitutto per portare un saluto alla famiglia del piccolo e sfortunato Mario. Poi sono venuto qui e ho avuto modo di apprezzare le capacità e l'operatività del sindaco di Sgorgola, che ha, grazie alla sua caparbietà, dato a questo territorio una bella scuola dell'infanzia, una scuola all'avanguardia, una scuola alla portata dei bambini, a dimostrazione che la politica, gli enti locali e il governo nazionale ha molto a cuore le piccole comunità. Per cui sono venuto oggi e ho già ricevuto un invito per inaugurare il prossimo anno scolastico, speriamo senza queste mascherine, speriamo con una pandemia definitivamente terminata.